oggi parleremo di stress, purtroppo una delle piaghe di questi tempi così frenetici, così sempre di corsa, e lo faremo con una professionista che ci è venuta a trovare in studio, una psicologa e psicoterapeuta ad orientamento cognitivo-comportamentale. Do il mio benvenuto alla dottoressa Giulia Armani. Salve, salve a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, io ho parlato di stress, in realtà parleremo di un modo per alleviarlo o toglierlo completamente lo stress, quindi parleremo della mindfulness. Oddio, esatto. Che nome. Un nome un po' strano. Che cos'è, dottoressa? Dunque, la mindfulness è una pratica meditativa in realtà, che deriva proprio dalle meditazioni orientali, sì, di consapevolezza. Che vuol dire? Vuol dire portare tutta la nostra attenzione, tutta la nostra consapevolezza al momento presente, al qui e ora, focalizzandoci su qualcosa in particolare. Per esempio, il flusso naturale del nostro respiro, quindi, sì, sentendo proprio le sensazioni che l'aria che entra e che esce, certo, ci procura. Oppure possiamo focalizzarci su una parte del nostro corpo e sentire che sensazioni ci dà. O anche si può meditare portando consapevolezza proprio al flusso costante e continuo dei nostri pensieri nella mente. È chiaro, chiaro. Insomma, una cosa che allevia molto lo stress. Ma si parla tanto di questo stress. Come lo possiamo definire lo stress? Dunque, intanto dobbiamo dire che lo stress di base è una cosa buona, cioè noi abbiamo bisogno di una risposta del nostro, sì, organismo a ciò che ci mette, certo, sotto stress, se no insomma non riusciremo ad affrontare. Chiaro, diciamo che è l'eccesso quello che, esatto, fa male, esatto, come tutte le cose. Esatto, quindi quello che ci fa male è lo stress cronico. Noi parliamo di stress cronico quando l'organismo non può mai fermarsi, riposare, sì, e ritornare al suo stato di equilibrio. Perché? Perché noi nella vita appunto frenetica, come dicevi, abbiamo costantemente preoccupazioni, ansie, questioni che ci portano sul futuro a pensare a come affrontarle, a possibili problemi, quindi questo continuo preoccuparsi e stare in ansia ovviamente mantiene i nostri livelli di stress alti, elevati. Certo. E poi questa preoccupazione del futuro va in contrasto con quello che dicevamo prima dell'ora qui. Esatto, proprio per questo la mindfulness ci aiuta, come ora spiegheremo meglio. Certo. Sempre tornando alla questione stress, quali sono i sintomi che ci devono far allarmare che siamo in una situazione di stress? Allora, abbiamo sintomi sia fisici, quindi si può sperimentare insonnia, ad esempio, mal di testa, disturbi gastrointestinali, perché ormai sappiamo, certo, che lo stomaco è il cosiddetto secondo cervello, quindi sente proprio tutto. E dal punto di vista più emotivo, più psicologico, invece ci sentiamo sovraccarichi, affaticati, abbiamo fatica a concentrarci, a ricordare, possiamo essere più irritabili, più nervosi, o anche andare proprio un po' in depressione, quindi con un abbassamento dell'umore. Certo. Quindi sono molteplici, tante, tante cose. E in questa situazione, diciamo così, di disagio si inserisce la mindfulness. Esatto, allora, questa è una pratica che è stata ideata da un biologo statunitense, sì, il quale praticava meditazione orientale di consapevolezza e ha visto proprio che aveva degli effetti benefici sull'ansia, sullo stress. Quindi ebbe questa idea di adattare questa meditazione alla popolazione occidentale, certo, quindi renderla più fruibile per noi, scollegandola completamente da qualsiasi approccio spirituale, religioso, dal buddismo, quindi non ha niente a che vedere con questi aspetti. Sì. È proprio una pratica, sono degli esercizi che si imparano. Lui ha creato un protocollo di gruppo, che si fa in gruppo, sì, che dura 8 settimane, in cui si imparano queste meditazioni di diverso tipo, in cui ci si allena appunto a stare nel momento presente e a farlo in un modo un po' particolare, cioè non giudicando tutto quello che si sperimenta, ma anzi cercando di accettare e di accogliere qualsiasi cosa sperimentiamo, anche le più spiacevoli. Certo, quindi con un atteggiamento estremamente aperto. Esatto. Ho capito, molto molto interessante.
ci può dire qualche tecnica che si applica? Allora, appunto, la tecnica in realtà è una che sì. Poi si può declinare in vari modi. Okay. Come dicevo, ecco, per esempio c'è la meditazione sul respiro, in cui ci si concentra sul respiro, okay, sul flusso. Respiro diaframmatico. Ma in realtà non è importante il modo, anzi l'invito è proprio di semplicemente portare consapevolezza a quello che c'è in quel momento, quindi a qualsiasi sia il tipo di respiro in quel momento. L'obiettivo okay. non è modificare, ecco, non è una tecnica di rilassamento. Ok, è quindi solo già questa è una differenza importante. Esatto. E poi si è visto che però l'effetto secondario della consapevolezza non giudicante ma gentile, aperta, accogliente è proprio l'andare ad abbassare l'ansia, lo stress, la preoccupazione che certo. noi andiamo di solito invece a mettere su tutto quello che ci succede. È chiaro, chiaro. Dottoressa, il tempo sta terminando, perché le cose da dire sarebbero tantissime. Quello che voglio, magari ci rimane un po' di tempo per dare magari qualche consiglio. Sì, allora, due consigli forse. Sì, il bene. Primo, per chi vuole imparare questa pratica, chi la vuole mettere in atto, sicuramente di rivolgersi a professionisti, quindi o medici o psicologi che abbiano una certificazione certo. di interventi basati sulla mindfulness. Quindi rivolgersi a persone qualificate. Il secondo consiglio invece è iniziare magari spontaneamente, giorno per giorno, ecco, a provare a stare un po' più sul qui e ora, sul momento presente, a goderci proprio le piccole cose certo. di ogni giorno. Ogni momento può diventare un'occasione di consapevolezza per certo. stare qui. Diciamo un atteggiamento che abbiamo un po' perso. Esatto, ogni tanto social. Fermarci, rallentare. Sì, fa sempre bene. Comunque, nell'eventualità che i nostri ascoltatori avessero delle ulteriori domande da fare, io do il suo indirizzo email, che è giuliaarmanips@gmail.com, dove potete fare ulteriori domande e la dottoressa vi risponderà. Assolutamente. È stato veramente un grande piacere, spero di riaverla qua per approfondire ulteriormente l'argomento, che è molto interessante. Grazie a voi. A lei.